Buongiorno a tutti, io sono Dino Pesole, ho il compito di introdurre questo dibattito che oggi si concentra prevalentemente sul tema degli investimenti per disegnare la nuova Europa, l'Unione Europea. È chiaro che il riferimento è prima di tutto al Next Generation EU, ma non solo, e oggi focalizziamo proprio il nostro dibattito su questo tema, anche se oggettivamente sarà opportuno anche parlare dell'altra gamba, secondo me fondamentale, che accompagna questo piano, che sono riforme strutturali e investimenti che camminano insieme. Allora, lo facciamo, vi presento subito i nostri ospiti con Ugo Biggeri, che è presidente di Etica SGR, lo facciamo con Laura Castelli, qui vicino a me, viceministra dell'Economia, con Philippe Lambers, che è eurodeputato del Gruppo dei Verdi, che è collegato con noi, Luigi Maratin, eccolo qui, presidente della Commissione Finanza della Camera, e Mario Nava, che è della Commissione Europea, il direttore generale della DG Reform, collegato con noi. Ci siete tutti, vedo, benissimo. Allora, io vi pregherei di limitare, se per quanto possibile, il vostro primo intervento a pochi minuti. Magari lo interpretiamo proprio come una sorta di dibattito a domande e risposte, se vi fa piacere. Comunque direi di limitarlo in 3-4 minuti, così poi da dare spazio a un eventuale secondo breve giro anche sulla base delle domande che emergeranno dal pubblico. Io seguirei a questo punto rigidamente l'ordine alfabetico e darei la parola per il primo intervento a Ugo Biggeri, al quale rivolgerei questa domanda, dato anche il suo campo di intervento e le sue peculiarità professionali. Quale potrebbe essere allora l'impatto del programma di investimenti previsto dal Next Generation EU sul mercato finanziario europeo? Poi magari sviluppiamo altri temi. Grazie, a lei la parola. Grazie a tutti. Ovviamente io porto il punto di vista di una realtà, quella del gruppo Banca Etica, in cui da più di 20 anni si è cercato di fare finanza, di essere degli operatori finanziari totalmente orientati alla sostenibilità. Ecco, devo dire che il trend che ha preso l'Unione Europea con Next Generation EU è un trend decisamente interessante e che avrà un impatto molto forte su tutta la struttura dei mercati finanziari. Già oggi i mercati finanziari si stanno orientando sempre di più a presentarsi come campioni della sostenibilità e anche a presentare dei prodotti, in alcuni casi fatti molto bene, di finanza sostenibile. Mi permetto di così in questa sede di far notare che l'Italia 5 anni fa, perché era il 7 dicembre, aveva per prima all'interno dell'Unione Europea introdotto una definizione degli operatori di finanza etica e sostenibile, introducendo un nuovo articolo nel testo unico bancario che è il 111 bis. E purtroppo quel dispositivo è di fatto rimasto inapplicato perché mancano le norme attuative. Rileggendolo con lo sforzo enorme che sta facendo oggi la Commissione Europea, forse per alcuni versi era anche, si legge bene e male allo stesso tempo, era più semplice e quindi andava meno nel dettaglio di quello che sta succedendo oggi nell'Unione Europea. Però venendo al tema, sicuramente viviamo un momento in cui l'Unione Europea si presenta a livello internazionale come uno dei campioni dell'idea di sostenibilità, di riportare concetti di sostenibilità ambientale e sociale, devo dire soprattutto la sostenibilità dal punto di vista dei cambiamenti climatici, ma nei documenti si parla sempre in modo più ampio di sostenibilità ambientale e sociale all'interno della finanza. Lo fa con vari strumenti, ce ne sono alcuni che sono già in atto e che di fatto il Next Generation EU spingerà ancora più forte. In particolare esiste un regolamento già in vigore, il 2088 del 2019, che è entrato in vigore quest'anno, che costringe, ed è molto positivo, gli operatori finanziari ad essere molto trasparenti quando dichiarano di fare prodotti di finanza sostenibile. Ecco, la domanda di prodotti di finanza sostenibile è crescente, soprattutto nel mondo degli investitori, retail e anche istituzionali. L'Unione Europea in questa maniera, ed è proprio uno degli obiettivi dichiarati, spinge il mondo finanziario
a operare sempre di più secondo criteri di sostenibilità. Credo che queste operazioni siano fatte con le migliori intenzioni, le normative, sono anche delle buone normative, nonostante siano, ahimè, complesse, ma complesso è il tema, perché diciamo definiscono gli ambiti in cui si può dire di intervenire sulla sostenibilità, costringono gli operatori finanziari, ma di conseguenza le imprese, a dover misurare con degli indicatori chiari se stanno procedendo verso la sostenibilità oppure no. Quindi non si può più dire genericamente sono sostenibile perché consumo un po' meno petrolio, no, devi dire quanta CO2 hai effettivamente risparmiato e se questo risparmio è in linea con le previsioni degli accordi internazionali, ad esempio. E quindi costringe a misurare, cosa che anche la stessa finanza etica europea, che conosco bene perché faccio parte della rete internazionale delle banche con valori di cui sono nel board, che anche queste banche, diciamo che pur facendo questo mestiere da anni, forse hanno da imparare, ecco, da quello che è venuto fuori dall'Unione Europea in termini di capacità di misurazione. E poi introducono un elemento decisamente nuovo, e questo secondo me è quello più sfidante di tutti, che dice che se si vuole fare finanza sostenibile, se si vuole veramente avere un Green Deal, bisogna anche non soltanto individuare, come dicevo, un obiettivo sociale o un ambientale su cui produrre impatto positivo, ma c'è la clausola do not harm, cioè non fare danno negli altri settori. Questa è la cosa, infatti, anche in questi giorni, proprio oggi dovrebbero uscire le prime rilevanze su queste dai lavori di chi si occupa di norme. Questa è la cosa più delicata, perché si tratta di definire cosa vuol dire do not harm e quindi come evitare, quello che in sostanza si vuole evitare è che uno fa un prodotto di finanza sostenibile che magari è molto buono da un punto di vista, non lo so, degli impatti sociali e poi invece ha delle ricadute ambientali negative oppure viceversa. Però in questo modo si dà una definizione di sostenibilità che effettivamente risponde a quello di cui c'è bisogno oggi. Ci sono anche alcuni, mi permetto rapidissimamente in un minuto, alcune criticità rispetto a questo approccio. L'approccio è volontaristico, cioè nonostante tutti i proclami, alla fine non c'è un disincentivo a continuare a fare la finanza come al solito, quindi non c'è un brown punishing factor, come si dice a livello europeo, e gli incentivi eventuali, se ci sono, nei confronti della finanza sostenibile sono molto, molto bassi. Personalmente non credo a una politica di incentivi, crederei molto di più a una politica di disincentivi, di disincentivare gli investimenti appunto nel carbone, nel fossile, piuttosto che in pratiche non sostenibili. La seconda questione più di fondo, si parla di prodotti di finanza sostenibile, per questo parlo di un approccio volontaristico, per cui sì, è vero, gli operatori si sono già mossi, si muoveranno ancora di più verso la finanza sostenibile nei prossimi anni, ma quello che succederà sarà trovare un punto di equilibrio tra quello che fanno oggi e quello che sarà domani. Per cui, non so, Larry Fink della BlackRock dichiara che vuole raggiungere il 10% di finanza sostenibile. Hanno 8.000 miliardi di masse gestite, 800 miliardi di fondi sostenibili. Beh, insomma, noi ne abbiamo 7. Vuol dire che fanno moltissimo più di quello che facciamo noi. Sì, però gli altri 7.300 miliardi si continua come prima. In questo modo si raggiungerà un punto di equilibrio che serve alle imprese. Sicuramente aumenteranno i prodotti sostenibili, sicuramente le imprese si presenteranno come campioni di sostenibilità, ma nei fatti non si raggiungono con questo approccio volontaristico gli obiettivi che la stessa Unione Europea si è data. E infine l'ultima critica, ripeto, però in un quadro generalmente ritengo positivo, perché l'Unione Europea è d'avanguardia in questi termini, in questo spazio, è che non è così chiaro il tema del cosiddetto short terminism. Uno dei mali grossi della finanza di oggi è appunto la fast trading finance, piuttosto che il fatto di rincorrere i risultati di breve periodo. Beh, i risultati di breve periodo sono per definizione contrari ai risultati positivi in termini di sostenibilità. La sostenibilità si misura su tempi che sono molto più lunghi dei pochi secondi o millesimi di secondo della fast trading finance o anche semplicemente dell'analisi delle trimestrali. Quindi se non si rallentano un po' i meccanismi speculativi, c'è qualche cosa su questo nel Next Generation EU, perché sta ritornando fuori l'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie, però se non si rallentano i meccanismi speculativi, la finanza speculativa difficilmente è una finanza che sarà sostenibile.
Ecco, questo l'impatto secondo me, diciamo, sulla finanza c'è già, perché da operatori finanziari si vede già un'attenzione fortissima ai temi della finanza sostenibile. Se questo impatto sarà effettivamente quello che si vorrebbe ottenere con Next Generation EU, ecco, su questo un po' di dubbi ce li ho, perché appunto un po' per la questione volontaristica, un po' per la questione che ho appena detto, che diciamo non ci sono all'orizzonte né Brown Punishing Factor né blocchi, diciamo così, alle attività meramente speculative. Grazie. Grazie Ugo Biggeri, molto chiaro. Infatti ha già anticipato una questione che volevo porgli dopo, se riusciamo, a proposito della volontarietà, che rischia poi di essere dirimente in questo campo. Allora io darei la parola a Laura Castelli, Vice Ministro dell'Economia, alla quale chiederei di darci un po' una panoramica di come, anche grazie ai suoi costanti contatti con Bruxelles di queste settimane, di com'è lo stato di attuazione del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dovrebbe arrivare, credo, partire una richiesta di nuova tranche, cioè poi sarebbe la prima in realtà, perché quella di luglio-agosto era un anticipo. Insomma, come siamo messi al riguardo? Grazie, prego. Allora, intanto grazie dell'invito, è sempre un piacere. Organizzate sempre delle cose molto attuali che servono anche a noi politici a fare dei ragionamenti, aprire un po' la mente. Allora, il percorso è chiaramente un percorso lungo e complicato, ma abbiamo accelerato moltissimo e noi oggi siamo a 51 traguardi ottenuti, ce ne rimangono sì, per questo pezzo di tranche 22, nei quali ovviamente stiamo parlando di interventi legati a quello che è la progettazione del PNRR, che nei soldi ha necessità di ulteriori norme e attuazioni di decreti circolari. No? Esatto. Mm-hmm. Ed è molto misto, quindi tu hai cose che si attuano con una legge, hai cose che si attuano con soli circolari, hai cose che si attuano con decreti attuativi, insomma è veramente molto misto. Ogni ministero sta intervenendo e quindi, che ne so, istruzione, pari opportunità e il Ministero del Sud hanno addirittura anticipato tutto il blocco asili nido e famiglia, cosa che peraltro si parla moltissimo con la manovra, perché poi la sfida secondo me è integrare quello che stai facendo obbligatoriamente adesso sul PNRR con quello che è il tuo modo di legiferare anno per anno sulla contabilità ordinaria, no? Allora, faccio un esempio su questo perché me ne sono occupata, il PNRR ci chiede di intervenire su ulteriori costruzioni di asili, cosa che abbiamo già fatto negli anni precedenti perché abbiamo cambiato l'apporto agli enti locali su queste risorse. Avremmo lasciato gli enti locali senza risorse di spesa corrente dopo il 26 se li avessimo costruiti e basta, perché il PNRR dice costruiscili, ma poi per farli lavorare ci devi mettere dentro le risorse, quindi su questo in manovra trovate invece le norme finanziarie, che non era una cosa obbligata, è una cosa però intelligente, cioè di buon senso, cioè essere sicuri che tu non costruisci una cattedrale nel deserto. Questo approccio è più di quello che solitamente si racconta. Vi ho fatto questo esempio perché è proprio l'emblema di cose che non si raccontano, ma che sono la vera sfida di una classe politica che cerca di capire che cos'è questo intervento straordinario. Diversamente sarebbero soldi buttati, come peraltro insomma, la storia della nostra politica ha già visto in altri momenti, quindi lo sottolineo moltissimo. C'è un tema grande che riguarda la pubblica amministrazione, come possiamo aiutare i territori a affrontare cose che solitamente negli ultimi 10-15 anni hanno smesso di fare, quindi Funzione Pubblica ha inserito questi 1000 tecnici all'interno dell'APA che andranno a dare supporto a non la progettazione ma l'individuazione di quei punti nei quali le amministrazioni possono accedere perché ci sono bandi ai quali loro possono in qualche modo far fronte. Questo è importante perché spesso in un comune si trovano, in una regione si trovano progetti già fatti, magari nei cassetti, non hai soldi per finire la progettazione. Ecco, che fare di tutto questo? Se arriva un tecnico consulente, e sono consulenti, quindi lavoreranno su più enti e sono mobili, allora magari ti dà il consiglio giusto. Su questo faremo degli altri interventi, penso sul decreto del PNRR, perché non è abbastanza, ci sono comuni che sono e amministrazioni che hanno ancora
delle difficoltà perché magari hanno blocchi assunzionali, perché hanno i conti in disordine, e quindi anche su questo stiamo preparando degli interventi, perché non possiamo rischiare, ecco, di non arrivare. C'è il tema della giustizia, dove il processo di riforma ha dato vita a un bando molto numeroso, mi sembra siano più di 8.000 tecnici che tra il Ministero della Transizione Digitale e la giustizia attivano questo percorso, che è la sfida, no? Che peraltro spacca spesso il Parlamento su questi temi, no? Di accelerazione dei processi. Insomma, vi potrei fare molti esempi. Io credo che quello che va sostenuto è il ragionamento complessivo, cioè mentre attua il PNRR, che cosa deve fare un paese che si occupa della gestione ordinaria, e soprattutto come riesce a cavalcare questa occasione storica, intanto portarla a termine e quindi non farsi una figuraccia, e questo insomma è l'obiettivo minimo, ma anche come far sì che questo non diventi solo un passaggio, ma che rimanga veramente alle generazioni future in termini di miglioramento di una politica economica che dà sostegno alla crescita e cambia nel profondo. È molto difficile, però ecco, su alcuni temi come quello che vi raccontavo degli asili, se non fai così veramente butti i soldi e stai dicendo al paese che sì, provi a fare un po' di crescita e di PIL perché apri 4 cantieri e fai fare 4 lavori, ecco, diciamo che per molti di noi non è l'obiettivo. Se posso un secondo, siccome mi interessava moltissimo il discorso che mi ha preceduto, e qui si parla di finanza sostenibile, io aggiungo una cosa, cioè questo è un piano che di fatto per la prima volta dà delle risorse in maniera così chiara su obiettivi di sostenibilità, e per la prima volta cambia anche un po' il ragionamento dei paesi che non sono soliti a farlo, quindi sono risorse messe a fronte di obiettivi, e non sono facili, perché ci sono temi come il tema delle acque, di come rimettere in piedi il sistema idrico del paese, che io voglio vedere come finirà, cioè questo è un paese che ha talmente complessità a livello amministrativo che per fare due tubi che attraversano due regioni devi litigare con 20.000 enti di livelli diversi, no? Cose che non siamo mai riusciti. Esatto. E soprattutto quell'obiettivo che mi chiede Bruxelles lo raggiungo non se li faccio in Emilia Romagna i cambi dei tubi, ma se li faccio nel sud d'Italia e in quelle regioni dove non riesco a farle. Questo per dire cosa? Che sono per la prima volta obiettivi legati a finanza, che sono veramente obiettivi di impatto, di finanza di impatto. Quello che io osservo negli ultimi mesi è che Bruxelles sta attivando un percorso su quelli che sono gli indicatori di sostenibilità della finanza pura del privato, che però secondo me è un processo un po' lento, quindi sta facendo una direttiva che prevederà che cosa significa un indicatore di finanza sostenibile in un investimento privato, e secondo me noi come Italia possiamo avere l'ambizione di accelerare tutto questo. Oggi abbiamo un grandissimo mondo, è quello dell'ESG, che fa ottimi affari e investimenti e ottimi risultati su temi di sostenibilità. Se noi oggi avessimo già degli indicatori anche come dire, conosciuti e riconosciuti dallo Stato, potremmo sicuramente accelerare un percorso che qui, se aspettiamo Bruxelles, arriva tra 7 anni. Quello è molto PIL, quello è un sacco di investimenti sfidanti, perché oggi la sfida di tutta italiana è la dimensionalità delle imprese e la piccola impresa, che è sicuramente il patrimonio d'Italia, ma che si sta confrontando con una globalizzazione che non vede più in faccia a nessuno. Ecco, sono tutte cose delle quali stiamo parlando mentre parliamo di PNRR. Tutti dicono la transizione ecologica vedrà solo in campo le grandi aziende, perché le piccole non riusciranno a farlo. Questo sono tutti temi economici sui quali un paese si deve interrogare su come fare. Quindi io penso che abbiamo la possibilità, perché c'è, diciamo, un humus imprenditoriale molto vivo su questo, di accelerare e anche di anticipare quello che può essere il percorso che Bruxelles ha attivato nello scrivere la direttiva che riguarda gli indicatori di sostenibilità, e credo che sia il momento di farlo. Io personalmente ho attivato questo percorso con gli altri 3 paesi che insomma sono più nostri amici, quindi la Francia, la Spagna e la Germania, con l'obiettivo proprio di far questo percorso nel prossimo periodo di presidenza della Francia. Questo è uno dei temi che riguarda chiaramente anche l'economia sociale, che è quella, diciamo, che abbraccia in maniera più ampia tutto questo
questo tema, obiettivi ambiziosi ma che per noi, se raggiunti velocemente, insomma, cambiano anche l'impatto economico sulla crescita e sul PIL. Grazie onorevole Castelli anche per averci riportato al tema fondamentale della capacità di attuare questo piano che noi avremo da qua ai prossimi anni. Sappiamo che abbiamo dei problemi strutturali in questo paese, quindi sono quelli che vanno rimossi. L'esempio della piccola opera che si deve fare, che magari incrocia competenze di vario tipo tra una regione e l'altra, per non parlare di vincoli ambientali e quant'altro, è uno dei temi. E quindi assolutamente sì, mi sembra molto utile che lei l'abbia richiamato. Il tema poi della finanza sostenibile è altrettanto fondamentale, non se ne parla molto di questo tema nel nostro paese, anche in relazione a quello che ci attende con le riforme che stiamo mettendo in campo, sarebbe il caso di portarlo più all'attenzione. Quindi grazie, poi magari torniamo a parlare nel secondo giro rapido che avremo. Io darei a questo punto la parola a Philippe Lambert, al quale chiederei sostanzialmente di spiegarci se secondo lui l'Europa è attrezzata, perché noi parliamo di delle grandi linee portanti del nostro Next Generation EU, non abbiamo ancora capito se l'Europa nel suo complesso è attrezzata a far fronte e a rispettare gli obiettivi sul versante degli investimenti sostenibili e quali possono essere gli ostacoli che a livello europeo si possono individuare da qua ai prossimi 5 anni. Grazie, a lei la parola. So I will speak in English, I guess that this is okay. The translation. Well, it's a big question. Is Europe ready for this? I would say if you look at it in a macro perspective, there's enough money in Europe, there's enough savings in Europe to invest massively in the transition. It would be a bit strange, by the way, that Europe would say, well, you know, it's difficult, we don't have the resources. Then I would say, what should South Africa say? What should Mali say? They are objectively in very difficult situations, whereas Europe does not have a problem of capacity. Europe has a problem of willingness. And there, I would say that there is an evolution, a marked evolution. You know, we had a European Commission which initiates EU regulation under Barroso and then under Juncker, who were people for whom the transition, the climate goals, the sustainability goals were just decoration on the wall, you know? So they were all prepared to do something as long as this meant no change. We have a significant difference now in the European Commission, at least at the leadership level, where there seems to be a genuine commitment to have change and significant change. Now, the question is, are the financial players prepared to go along? And there I have my doubts. In the sense, and I think it's Mr. Bigeri who was the first one speaking, when I look at the financial world, basically what they say is this, okay, there's demand for green finance, yes. We are prepared to do it, but under two conditions. The first is that we do not need to change what we do today. So the first condition is that we can continue to finance dirty stuff, to finance unsustainable stuff. We do not want any change there. And we are willing to invest in green stuff as long as you pay us for doing so. In other terms, the technical term green supporting factor and brown penalizing factor were used by Mr. Bigeri previously. Indeed, they will say, pay us, so give us incentives, support us, so make it cheap for us so that it is more profitable. So basically, the attitude of the representatives of the financial sector are, well, doing dirty stuff is profitable and we want to keep those profits. So we will continue doing that. Now, if you can artificially boost with public subsidies green stuff, then we are prepared to do it as well. And there I totally disagree. I think that indeed, if we want
to steer finance in the right direction, we have to basically make sure that the real downsides, the negative externalities, as economists say, are reflected in the price of acting dirty. And that means, yes, penalizing the financial sector, or to put it more rightly, putting a price on something that at the moment has no price. Because actually doing dirty stuff is artificially cheap, and we have to make it expensive. And indeed, they will call us punitive ecologists. I don't care one second about that, because what they do is punish the whole of society by their dirty finance. So in a nutshell, capacity is there. What we need is, in a way, the right set of economic incentives, and that includes negative incentives for continuing to direct flows, financial flows, towards dirty activities. You remember there was a COP26 the other day, and we had my good friend Mark Carney saying that $130 trillion were ready to be invested in sustainable finance. My answer to Mark Carney is just do it. Just do it. You don't need to be paid for that. And if anything, what we need to do is to make, if we want to channel finance the right direction, we have to make business as usual awfully expensive, so that indeed, well, the financial flows will be directed to the right place. Okay, grazie molte. Tolgo, se non mi sentite ovattato. Allora io darei ora la parola all'onorevole Marattini, al quale chiederei certamente di darci anche il suo punto di vista su questa tematica che è il focus del nostro incontro di oggi, cioè il tema degli investimenti e dell'aumento attraverso gli investimenti del potenziale di crescita dell'economia europea e italiana in particolare, però anche se ci dà una sua breve considerazione sull'iter che si immagina si possa avere nel corso del 2022 del disegno di legge delega che è all'esame della Camera, e in che modo questa riforma, che è vero che non è nel PNRR, però è fondamentale per il nostro Paese, può contribuire ad aumentare il potenziale di crescita del nostro Paese. Prego, onorevole. Grazie a tutti per l'invito, agli organizzatori per l'invito. Allora, entrambi il punto, diciamo, in comune di entrambe le domande è sostanzialmente il potenziale di crescita. Noi viviamo in un paese, l'Italia, che ha avuto sostanzialmente dalla metà degli anni Ottanta in poi una dinamica piatta della maggiore determinante del tasso di crescita potenziale dell'economia, vale a dire la produttività totale dei fattori. In realtà la dinamica non è piattissima, ma il livello è lo stesso. Diciamo. Sostanzialmente il main driver della crescita di lungo periodo, la produttività totale dei fattori, ripeto, è la stessa di 30 anni fa. Di più, 35 anni fa. Gli altri due determinanti della crescita potenziale, che sono il tasso di accumulazione dei fattori produttivi, lavoro e capitale, non vanno benissimo. Sul lavoro, perché abbiamo sempre in Italia una drammatica dinamica demografica. E voi sapete che il principale determinante di lungo periodo della forza lavoro è la dinamica demografica, che è terribile in Italia ed è abbastanza terribile anche in Europa. E per quanto concerne l'accumulazione di capitale, vengo alla domanda, gli investimenti sono stati quelli che, insomma, la vittima più illustre della crisi finanziaria del 2008. Sostanzialmente si sono dimezzati in rapporto al PIL. Quindi tutti questi tre fattori, che sono le tre determinanti del tasso di crescita a lungo periodo, per questo paese sono stati tragici negli ultimi 30 e in particolare negli ultimi 15 anni. E il risultato è che il livello del PIL pro capite in termini reali di questo paese è sostanzialmente lo stesso di 25 anni fa. È come se, diciamo, una persona avesse lo stesso stipendio
di 25 anni fa. Tende a arrabbiarsi una persona che in 25 anni non vede crescere il proprio reddito e tende ad avere tende a credere al primo che passa per strada e che gli promette il paese di Bengodi, insomma, che è quello che secondo me è accaduto in questo paese con l'ondata populista e non solo in questo paese. Allora, sugli investimenti, chiudo brevemente sulla prima domanda. Ovviamente, poi le considerazioni che faceva l'eurodeputato sulla capacità di mobilitare investimenti sulla base del risparmio privato ci portano, diciamo, molto lontano. Mi soffermo velocemente perché credo sia un tema di attualità molto importante, come tutti i temi molto importanti, non ce n'è traccia nel dibattito politico italiano, che è quello della riforma delle regole fiscali. Io starei attento, sono molto controcorrente da questo punto di vista, nel dibattito sulla quale sia la specificazione ottimale delle regole fiscali dopo quelle attuali, assumendo che quelle attuali vadano in pensione, e le dichiarazioni del nuovo ministro tedesco, diciamo, non sono così brutte come ci si aspettasse, venendo da un partito, quello liberale tedesco, che è molto duro normalmente sulle regole fiscali. Quindi quella sarà la prossima vera grande sfida. Ecco, io ve lo confesso, non sono mai stato un fan della cosiddetta Golden Rule. Cioè, io non credo che fissare ex ante la regola che tutti gli investimenti sono fuori dal computo delle regole fiscali, non credo che sia una buona idea. Per una serie di motivi. Primo, non è detto, è vero che il moltiplicatore medio associato agli investimenti è appunto mediamente più alto che la spesa corrente, ma non tutti gli investimenti hanno un effetto pro crescita superiore a tutte le tipologie di spesa corrente. In secondo luogo, in un paese come questo ci sarebbe la gara a classificare come investimento anche le assunzioni. Sì, sì. È del tutto sicuro che questo è investimento futuro, capitale umano, quindi immaginate ecco, quindi io Eurostat che li dovrebbe vigilare, ma attenzione, quando c'è poche regole chiare, se cominciamo a metterne tante, già il potential output ci ha fatto impazzire per 10 anni, no? Ecco, io spero che la prossima specificazione delle regole fiscali metta in pensione il potential output, perché sennò stare dietro a il range del parametro di inizializzazione della varianza dello shock alla seconda equazione del filtro di Kalman, che è quello che usiamo per calcolare il PIL potenziale, a un politico si spiega male, a un politico italiano. E seconda domanda, la fiscale. Gente molto più autorevole di me, inserisce lo stato del nostro sistema fiscale fra le determinanti, paradossalmente, fra le determinanti della scarsa performance di tutte e tre i fattori che ho menzionato prima, i main drivers del prodotto potenziale. Cioè, avere il sistema fiscale che abbiamo in Italia fa male all'accumulazione di lavoro e capitale, semplicemente perché tassa molto più della media europea lavoro e capitale. Noi siamo al terzo posto in Europa per tassazione definita come aliquota implicita sul lavoro e al 7° o 8° posto in Europa per tassazione sempre definita come aliquota implicita sul capitale. Quindi noi tassiamo tanto i fattori produttivi e quando si tassano tanto i fattori produttivi si scoraggia l'accumulazione. Noi ce l'abbiamo con l'IRAP, non perché vogliamo fare un dispetto a chi ha introdotto l'IRAP 25 anni fa, 25 anni normalmente il mondo va avanti, ma perché l'IRAP è un'imposta che colpisce specificatamente l'accumulazione di lavoro e capitale, oltre all'utile, ma l'utile è la base imponibile anche dell'imposta sui redditi, in generale del principio impositivo, il reddito netto è tassato. L'IRAP fa di più, cioè tu accumuli lavoro e capitale, io ti tasso, ed è la ragione per cui l'IRAP viene pagata anche da realtà produttive che non hanno utile, ma comunque pagano tasse perché fanno un comportamento dannoso, cioè accumulare lavoro e capitale. Suona male. Sì. Ecco perché noi ce l'abbiamo con l'IRAP, non perché vogliamo fare... ma è anche un sistema fiscale come il nostro, con la sua complessità, dannoso per la produttività totale dei fattori, perché quando il manuale per la compilazione di una
delle dichiarazioni dei redditi consta di 342 pagine, non so cosa ne pensate voi, ma non aiuta la semplicità di un sistema. Quando non esiste più nessun essere umano in grado di recollect la normativa fiscale, perché non sappiamo dov'è, a un investitore straniero si spiega male, che dice, ma io vengo in Italia, quante tasse pago? Aspetta, prima dobbiamo trovare dove sta tutta la normativa fiscale. Allora, e quindi questo è il ponte fra le due piccole parti del mio intervento che vado a chiudere, che facciamo con la delega fiscale? La incardiniamo oggi, fra un paio d'ore, nella mia commissione, parentesi, non funziona benissimo un paese dove il governo approva il disegno di legge delega fiscale il 5 ottobre e saltando la fase, diciamo, delle audizioni, perché veniamo da 61 audizioni in 6 mesi, solo il 1 dicembre siamo in grado di incardinarla. Non funziona benissimo un paese così. C'è qualcosa, diciamo, da mettere a posto nella sala macchine e che evidentemente prescinde da tutti i governi, perché è un problema, insomma, strutturale. La incardiniamo oggi, io spero che fra le forze politiche ci possa essere quel clima tale, diciamo, il mio calendario ideale è che per la fine dell'inverno la legge delega sia in gazzetta ufficiale, perché se la legge delega è in gazzetta ufficiale a fine inverno vuol dire che al momento della predisposizione del nuovo quadro macroeconomico, il DEF di aprile, siamo nella condizione e di partire con i decreti legislativi, che anche loro hanno un bello schema, bello iter, lo schema, i pareri in commissione, ritorno. Quindi però diamo 6 mesi, ecco, affinché questo percorso vada avanti. Noi miriamo ad avere non 25 decreti legislativi, ma insomma quelli, no, ma anche, insomma, nessuno sta pensando di fare la riforma che studieranno i nostri nipoti. Certo, assolutamente. Però ecco, 5-6 mirati decreti legislativi per noi sono il complemento essenziale all'operazione famosa degli 8 miliardi di cui si sta discutendo, ma non solo perché così abbiamo appunto 6 mesi per fare l'iter dei decreti legislativi, ma anche perché a marzo-aprile, quando si fa il nuovo quadro macroeconomico, come dire, verificheremo l'eventuale emersione di nuove disponibilità economiche, le forze politiche faranno le scelte, cioè si misurerà la volontà delle forze politiche di destinare quelle eventuali nuove risorse solo alla riforma fiscale, o seppure anche lì dirà no, io voglio 1 miliardo per reddito cittadinanza, no, io voglio il super bonus, no, io voglio le pensioni, no, io voglio le assunzioni, salvo poi andare in TV e dire abbassiamo le tasse. Se vogliamo veramente abbassare le tasse, bisogna che ogni risorsa disponibile venga destinata a quello. Non è stato fatto così in legge di bilancio, perché sulle 23 disponibili 6 sono state allocate alla riforma fiscale, che sommati ai 2 già nel tendenziale danno gli 8. Vedremo ad aprile, sempre se il quadro macroeconomico o la compliance, i risultati della compliance, perché la norma di cui si parla poco è che noi abbiamo stabilito che ogni euro che viene dal miglioramento della compliance deve andare alla riforma fiscale. Forse lì bisogna capire un po' meglio, identificare un po' meglio il maggior gettito dovuto alla compliance, ma quello è una potenziale fonte di nuove risorse e lì i partiti dovranno decidere se mettere benzina ai decreti legislativi della delega fiscale, oppure se tutto quello che ho detto finora rimane buono per i convegni, per le trasmissioni TV, per i social o per la campagna elettorale, o effettivamente per implementare una strategia coerente di innalzamento del PIL potenziale di questo paese, che poi è anche quello di cui parlava Laura prima nel suo intervento. Grazie. Grazie. Allora io concluderei questo giro con Mario Nava, al quale chiederei di fornirci qualche elemento in più su quali potrebbero essere, come dire, i maggiori ostacoli che la Commissione potrà incontrare in questi mesi sul versante dell'implementazione delle riforme strutturali, in particolare da parte dei paesi. Grazie, dottor Nava, prego. Grazie mille dell'invito. Arrivo a rispondere alla sua domanda, ma prima vorrei fare una breve premessa e chiedo alla regia se mi permette ad un certo punto di share di screen, di condividere lo schermo, così metto un paio di numeri e di grafici sullo schermo che aiutano sempre a rendere un po' più precisa qualunque discussione. Mi faccio partire da un punto fondamentale, che è quello che ha fatto il professor Maratin sulla problem identification. Il professor Maratin ci ha detto
in maniera direi molto precisa che sostanzialmente i problemi di crescita dell'Italia preesistevano al Covid. Per darvi due numeri, l'Italia nel 1991 era il 120% della ricchezza relativa europea e poi è scesa al 94%, quindi quella piattezza delle curve del TFP, dell'accumulazione di capitale, dell'accumulazione di lavoro di cui parlava il professor Maratin, si sono tradotte evidentemente, visto che le curve degli altri non erano piatti, in una discesa della prosperità relativa del paese. Quindi questi c'erano degli evidenti bottlenecks alla crescita che hanno fatto sì che l'Italia per tanti anni cresceva al famoso 0, qualcosa. Il punto fondamentale è quindi quello nuovo che molti di voi hanno evidenziato, il dottor Biggeri e l'amico collega e compatriota Philippe Lambert hanno evidenziato, che è quello di non solo rebuild ma anche rebuild better. È per questo che sul piano nazionale ci sono due R. La prima R è quella del recover, del rimbalzo, ma la seconda R, che è quella più importante, è quella della resilienza. E cos'è la resilienza? Me lo faccia spiegare, noi scherziamo gli economisti dicendo che siamo two-handed economist, abbiamo economisti con due mani, quindi dal lato delle spese e dal lato delle entrate. Dal lato delle spese, credo che Philippe Lambert l'ha detto con molta enfasi, dice per la prima volta c'è più chiarezza. Adesso non mi faccio esprimere se è la prima volta, la seconda, se c'è stata un'accumulazione progressiva, poco importa. Ma noi siamo andati dai mercati dicendogli vogliamo rebuild better e quali sono le linee, i pilastri del nostro investimento sono green and digital. Quindi siamo stati di una chiarezza fenomenale. Il professor Maratin parlava dell'importanza di essere chiari davanti agli investitori istituzionali, non gli si può fare troppa filosofia. Siamo chiari, quello che vogliamo fare è rebuild better secondo un'economia che sia più green, che sia più digitale. Io faccio sempre un esempio: noi abbiamo preso il commitment nel 2050 di essere climate neutral. Forse alle persone su questo panel, o alle persone diciamo più o meno della nostra generazione, anche se abbiamo qualche anno di differenza, il 2050 potrà sembrare lontano, ma se pensiamo ai nostri figli, nel 2050 i nostri figli sono più giovani di quanto siamo giovani noi oggi. Per cui il 2050 è domani mattina. Il bisogno di fare riforme, di fare investimenti è oggi, affinché domani ce l'abbiamo. Quindi il punto fondamentale è quello della chiarezza con cui siamo andati sui mercati. Green and digital prima di tutto, ma poi anche le riforme che sono state citate, le riforme della pubblica amministrazione in tanti paesi, le riforme della giustizia, le riforme fiscali, eccetera, eccetera. E però il punto interessante è che per fare questo, proprio per evitare di nuovo che a fronte di una recessione l'investimento fosse la vittima illustre, perché è stato detto benissimo, noi non possiamo ad ogni recessione avere un investment gap, ad ogni recessione perdere un po' di investimento. Proprio per evitare questo, che l'investimento fosse la vittima illustre, abbiamo fatto cosa? Abbiamo deciso il Next Generation EU, come sapete, è finanziato sui mercati. Finanziato sui mercati nel senso che ci sono garanzie europee, ma poi con la garanzia europea questi soldi li andiamo a cercare sui mercati. Fatemi share un grafico, eccolo qua. Voilà, questo qua è il primo green bond con cui siamo andati sui mercati il 12 ottobre. Ne parlava benissimo il dottor Biggeri, che saluto. Noi siamo andati sui mercati il 12 ottobre dicendo emettiamo un green bonds, green vuol dire che i proventi vengono dedicate ad attività appunto verdi, la maturity è il 2037, quindi non proprio domani mattina, quindi chiediamo agli investitori un credito a 16 anni, abbiamo bisogno di 12 miliardi, quanti ce ne date? La risposta del mercato è la terza riga, ce ne danno 135, cioè i mercati ci darebbero, se lo volessimo, 11 volte quello di cui abbiamo bisogno. Questa è stata la quinta emissione, le prime quattro, non vi annoio a mostrarvi le prime quattro, ma le prime quattro sono state molto simili, cioè ogni volta che noi siamo andati sui mercati, credo proprio per la chiarezza dell'offerta, i mercati ci hanno premiato, al punto che, e questa è la seconda e ultima slide che voglio share, al punto che se voi guardate
la curva interpolata dei ritorni dei bonds europei, noi abbiamo una curva, noi siamo la linea blu, d'accordo? Noi abbiamo una curva che è veramente ottima, perché abbiamo una curva che parte leggermente meno favorevole di Francia e Germania, ma dopo pochi anni di maturità, a partire dal 2027-2028, diventa ampiamente più favorevole e asintoticamente tende alla curva tedesca. Tende alla curva tedesca, che è questa verde, e distanzia, se me lo permettete, la curva francese, che invece è questa arancione. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una cosa semplicissima, che non solo dal lato delle spese noi abbiamo un'offerta chiara, ma questo è compreso dal lato di chi finanzia, che ripeto, sono i mercati internazionali. Se voi vi andate a guardare i numeri, che sono ovviamente disponibili sul nostro sito, il 60% di questo finanziamento viene dall'Europa, il 40% viene da investitori extraeuropei. Questo è un punto fondamentale. Noi abbiamo investitori extraeuropei che credono nel progetto che noi stiamo portando. Uno dei punti essenziali del progetto è quello che il dottor Biggeri ha citato en passant, mi permetto di sottolinearlo, è il do no significant harm. Cosa vuol dire quello? Quello vuol dire che non solo noi abbiamo un obiettivo verde, ma noi abbiamo anche nella costruzione dell'investimento, abbiamo una sorta di controllo continuo che qualunque cosa si faccia non arrechi danno ad altri elementi, compreso appunto la sostenibilità. Guardate che nelle scienze sociali questo è assolutamente normale. Quando un medico vi prescrive un'aspirina, ha cura al fatto che l'aspirina vi faccia bene se avete mal di testa, ma non vi faccia male allo stomaco, per esempio. Quindi il fatto che riempia un obiettivo, che soddisfi un obiettivo senza fare danni ad altri obiettivi, è un meccanismo classico delle scienze sociali. Noi economisti matematici lo chiamiamo una massimizzazione lagrangiana, perché è esattamente questo che è. E quindi questo è il meccanismo. Entrate e spese, entrambe funzionano. C'è un punto che lei ha sollevato. Quali sono gli ostacoli che ci possiamo trovare davanti? È chiaro che gli ostacoli che ci possiamo trovare davanti è proprio nella messa a terra, come si dice brutalmente, nell'implementazione dei vari progetti. Io però, più che di ostacoli, li chiamerei difficoltà o sfide che tutti i Paesi membri si trovano davanti. Una che è stata citata è quella della relazione tra il centro di un paese e la periferia, diciamo, gli organi regionali o gli organi locali. Come si può fare per questo? Beh, per questo un'altra delle novità del Next Generation EU e del framework di bilancio 2021-2027 che c'è uno strumento di supporto che è il Technical Support Instrument, che appunto permette agli Stati membri che lo richiedono e che lo desiderano di ottenere supporto rispetto alle riforme che vogliono fare e in particolar modo alle riforme contenute all'interno del piano di Recovery and Resilience. Un punto fondamentale da capire è che le riforme contenute all'interno del piano di Recovery and Resilience sono riforme che gli Stati membri hanno proposto alla Commissione e al Consiglio, che sono state adottate dalla Commissione e al Consiglio, ma la responsabilità, il commitment, l'engagement rimane degli Stati membri. Sono gli Stati membri che hanno la responsabilità di farlo, ma noi come Commissione europea abbiamo sviluppato degli strumenti e ne abbiamo fatto i test svariati anni fa, dal 2012 in poi, iniziando prima in un paio di paesi, poi dal 2016 estendendolo a tutti i paesi, abbiamo fatto i test di come si possono supportare meglio. Possiamo anche dare supporto generale ovviamente all'implementazione del piano per la questione del do no significant harm che il dottor Biggeri menzionava, per la questione dell'audit e il controllo. Lasciatemi dire un ultimissimo punto fondamentale. Le sfide ce ne saranno tante, ma quello che abbiamo cercato di fare è di creare un meccanismo, un framework che faciliti il progressivo raggiungimento degli obiettivi. Quindi sono stati citati i 51 milestone and targets della prima tranche italiana, e la granularità di questo è un fattore importante, perché
se uno dice devo scalare l'Everest, dice oh, mamma quanto è alto. Se invece uno dice ho 51 steps, e pian piano uno con questi 51 steps ci arriva a scalare l'Everest. E l'ultimissimo punto che voglio fare, soprattutto a voi giornalisti, è una preghiera: non chiamatemi più l'RRF fondo, la F non sta per fondo, sta per facility, che in italiano si traduce con strumento, e la facility vuol dire che la remunerazione, il pagamento avviene solamente al soddisfacimento dei milestone e dei targets, quindi di questi famosi 51 nella prima tranche e degli oltre 500 per tutto il periodo. Grazie mille. Grazie, grazie dottor Nava, sì, ho capito, messaggio arrivato, ha ragione, sì. Spiegarlo meglio è utile a tutti. Allora io credo che avremo 10 minuti, vero? Perché forse di meno? 5, aia, allora dobbiamo fare una roba super rapida, perché io vorrei portarvi, magari faccio a tutti la stessa domanda così acceleriamo i tempi. Su questo tema che ci ha ora lanciato all'attenzione il dottor Nava, che peraltro era una questione che volevo sottolineare io, ma non ce n'è stato tempo. Allora, il meccanismo di finanziamento di tutto questo convoglio del Next Generation EU vede per la prima volta, anzi no, per la verità non è la prima volta, comunque vede la Commissione Europea impegnata a finanziarsi sul mercato attraverso l'emissione di bond. Dottor Nava ci ha parlato dei green bond, ma poi ce ne potranno essere altri. Allora, la domanda che vorrei porvi e chiedervi una risposta telegrafica, secondo voi, è un po' più politica questa, secondo voi questo meccanismo oltre il 2026 ha una qualche possibilità di essere stabilizzato? Cioè, può essere un embrione, adesso non chiamiamolo Eurobond, chiamiamolo, non lo so, con altro nome e cognome, se no fa irritare qualcuno, ma può essere stabilizzato? E qui ovviamente il tema è politico. C'è una possibile convergenza a livello di governi su questo tema? Io comincerei con Laura Castelli, anche per motivi, come dire, è l'unica donna presente. Lasciamo perdere il criterio alfabetico. Secondo me stiamo imparando delle cose da questo modo di fare finanza. Abbiamo imparato che strumenti come SURE possono essere molto importanti e possiamo anche pensare di provare a riproporli in maniera strutturale con degli obiettivi magari più ambiziosi, perché insomma poi SURE ogni paese l'ha usato un po' come ha voluto e delle volte anche per forza poteva fare meglio, personalmente credo. Però è uno strumento che ha funzionato e che per esempio SURE, su una buona politica demografica, potrebbe essere uno strumento di finanziamento che può aprire un quadro molto più ampio che a cose solo specifiche, quindi usare SURE per qualche mese di cassa. Quindi questo penso che possa essere un ragionamento, io lo sto proponendo insieme agli altri tre paesi che citavo prima. Ci sono i social bond, che anche quelli sono uno strumento molto interessante, anche qui potrebbero continuare a far parlare un'Europa che si sta dando anche nuovi criteri, metodi, e sta imparando anche dai propri errori alcune chance. Quindi io personalmente penso di sì e credo che qualunque governo nei prossimi anni si deve mettere a ragionare su questo, non può che trarre almeno le cose che abbiamo imparato da questi nuovi strumenti, complicati, grossi, insomma tutto quello che vogliamo, ma che danno delle visioni nuove e strutturali, molto più strutturali. Sempre, secondo me, vale la pena se hanno degli obiettivi sistemici radicali e importanti. Ok, sì, Presidente Marattini. Dipende. I prestiti a livello europeo e poi che diventano spesa pubblica nel territorio dell'Unione devono essere restituiti nel corso del tempo, e o vengono restituiti, facciamo i due casi estremi, aumentando il contributo che i stati nazionali versano al bilancio comunitario, oppure con la creazione o intensificazione di una fiscal capacity europea. Quindi o gli attuali strumenti diciamo di bilancio unico sul lato delle entrate o ulteriori. Entrambi questi strumenti, anche se combinati linearmente, implicano un grado di risk sharing a livello fiscale in Europa.
perché nel primo caso aumentare il contributo degli stati nazionali a bilancio comunitario significa finanziare una spesa che non viene fatta lì, in quel territorio, ma in un altro territorio dell'Unione. E invece creare o intensificare strumenti di fiscal capacity significa andare verso un bilancio unico, cioè avere un'autorità europea che ha il potere di mettere le mani, come si dice, nelle tasche dei cittadini europei, fra l'altro europei, fatto con tutte le implicazioni in termini di architettura della governance istituzionale. E questo è risk sharing fiscale, poi abbiamo il risk sharing finanziario di cui Mario Nava si occupa da tempo. Ed è una cosa eminentemente politica, cioè quindi la risposta alla domanda è: dipende se i paesi europei saranno disposti ad aumentare il grado di condivisione dei rischi fiscali. Possiamo solo sperare che questo a sua volta dipenda da come va il PNRR, cioè se il PNRR va bene, nel senso che se gli stati, particolarmente quelli che prendono più risorse, quindi noi e la Spagna, dimostreranno di essere in grado di spendere bene quelle risorse, probabilmente verrà voglia di replicare o istituzionalizzare lo strumento e quindi in questo modo creando strumenti di rischio fiscale, di condivisione di rischio fiscale, perché ricordatevi che in ultima analisi si tratta di dire: guardate che i soldi raccolti da me, paese X, possono venire spesi nel paese Y, e quindi è un embrione di cittadinanza comune, perché questo è quello con cui si creano gli stati. Non ho bisogno di citare il momento hamiltoniano, e anche lo stesso slogan no taxation without representation, appunto. Quindi la risposta è: dipende. Dipende se saremo in grado di proseguire lungo il percorso di integrazione economica e politica europea, e la speranza è che su questa disponibilità la nostra variabile di controllo impatti, cioè se noi decidiamo di spendere bene i soldi del PNRR, speriamo che questo influenzi positivamente la probabilità che la politics dell'Unione, la polity dell'Unione Europea possa decidere di proseguire lungo questa strada che, e chiudo, Robert Mandel negli anni 70, premio Nobel per l'economia nel 91, ci insegnò essere l'unico modo per fare un'unione e tenere in vita un'unione monetaria che non sia un'area monetaria ottimale. Cioè non stiamo scoprendo nulla, il risk sharing fiscale e il risk sharing finanziario sono due paper del 73, se non ricordo male, di Robert Mandel, che tu guardate, se un gruppo di paesi che non è un'area monetaria ottimale, a sua volta paper del 63, Mandel, non mi ricordo, sì, vuole comunque fare un'unione monetaria, deve avere risk sharing fiscale e risk sharing finanziario, cioè unione bancaria, capital market union e PNRR. Ci siamo arrivati 50 anni dopo, ma è questa la sfida alla fine. Grazie, dottor Biggeri. Ma no, io non aggiungo molto perché appunto non sono un politico, sono convinto però che la direzione sia quella giusta, quindi sicuramente, come appena stato detto, questo comporta degli aggiustamenti di organizzazione strutturale dell'Unione Europea, e sarei molto in favore di questi cambiamenti strutturali, perché credo che, tra l'altro, anche banalmente per l'Italia potrebbe essere veramente una modalità per lentamente uscire dalla trappola del debito in cui, sì, in cui come Italia siamo. Grazie, allora adesso sentirei il Presidente del Gruppo dei Verdi del Parlamento Europeo, Philippe Lambert, che cosa dice a proposito? Non ho niente da aggiungere. Non è un politico italiano, se no avrebbe aggiunto. E allora dottor Nava, sì, qualcosa aggiunge. Va bene, no, qualcosa aggiungo volentieri. C'è questo punto, prima di tutto sono d'accordissimo, cerchiamo di fare bene questo PNR e poi vedremo cosa si può fare dopo. E c'è un punto importante da sottolineare che sono stati citati, è stato citato lo SURE, no? Che è stata una grandissima iniziativa di solidarietà europea che è stata fatta, ve lo ricorderete subito, ve lo ricorderete tutti, è stata fatta a marzo, aprile dell'anno scorso immediatamente, ma è stata fatta con la vecchia direttiva risorse proprie, quindi non con l'aumento che abbiamo potuto fare adesso per il Next Generation EU. Tecnicamente lo SURE era quello che noi chiamiamo sui mercati di capitali un back to back, perché tecnicamente era beccato dai governi, era backed
dai governi nazionali, quindi era ancora uno strumento che andava a ciascun governo. Il Next Generation EU è completamente diverso perché è pooled, come diceva bene il professor Marattini prima. Quindi io credo che fase 1, fare bene il Next Generation EU, fare bene il PNR, soprattutto la seconda R, quella della costruzione della resilienza. C'è anche un altro modo, che non è quello fiscale, di rimborsarlo, che è investire in cose che rendono. Questo è il punto fondamentale, bisogna investire in cose che rendono. E chiaramente, ancora una volta, pensate al 2050, pensate, non so, a chi va in pensione nel 2070, voi pensate che si possa pagare le pensioni con degli investimenti non verdi? No, per cui è chiaro che quel tipo di investimento è quello che va fatto. Grazie. Bene, allora, grazie, io darei spazio al prossimo panel, quindi ringrazio tutti voi per questo dibattito, credo sia stato molto interessante, abbiamo toccato vari temi e quindi grazie veramente a tutti e alla prossima, direi. Grazie per l'invito.